Vittorio Albani, altoatesino, ex giornalista e collaboratore di Umbria Jazz, cura da alcuni anni il management di Paolo Fresu. Il signor Fresu compie gli anni il 10 febbraio. Il 12 febbraio è cominciata questa mia idea. Ho detto, ma scusa, fra 3 anni tu compi 50 anni, visto che fai sempre cose speciali, prova a pensarne e mi sono messo la mano sulla bocca perché so che cosa è capace di pensare. Per fortuna sono passati 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, ho detto l'ho scampata bella. Un mese dopo mi ha telefonato. Perde l'aereo a Brindisi e succede il patatrac. Mi ha telefonato dicendo avrei l'idea per i 50 e lì ho cominciato a morire. Soddisfazione di chi ha fatto una cosa bella o la soddisfazione di chi ce l'abbiamo fatta? No, era decisamente la prima. Cioè, eravamo totalmente consapevoli che questa fosse una fanfiction totale. Non l'ha mai fatta nessuno, mi sono andato a documentare, non c'è un pazzo a un certo livello conosciuto, non capace di aver fatto una cosa del genere. Credo che l'abbiamo voluta scegliere e vivere con sofferenza momento dopo momento, alla fine direi che proprio l'energia viene fuori anche adesso. Tra 6 mesi ci dimenticheremo di tutta la fatica e delle parti brutte e cattive. Siamo sporcati i piedi, abbiamo guardato le stelle, non abbiamo calpestato i tappeti rossi e quindi siamo felicissimi perché poi è venuta molto bene. Dobbiamo solo fare la doccia.